Ragazzuoli, prima di iniziare il video vi invito a cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e rimanere sempre aggiornati. Grazie e buona visione! Ragazzuoli, oggi vediamo un meccanismo per trasportare gli oggetti. Buona visione! E bella ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video, sono Chris177 e siamo con oggi ragazzi con un nuovissimo tutorial. Prima di iniziare vi lancio una sfida, perché se arriviamo a 500 like sabato uscirà appunto una nuova top 5 su 5 cose che forse non sapete su Minecraft, 5 costruzioni mi raccomando. Oggi vediamo come costruire un elevatore di item, di oggetti. Come vedete è quasi una cosa magica, attraverso il vetro gli oggetti vengono trasportati fino all'altro dropper. Vediamo subito insieme come fare questo meccanismo che vi permetterà di sbalordire tutti i vostri amici. Detto ciò ragazzuoli, lasciate un bel like e un bel commentino su cosa ne pensate di questa costruzione. Se ancora l'avete fatto passate sul canale Telegram che trovate in descrizione. Ok ragazzi, per questa costruzione ci serviranno dei semplicissimi oggetti. Iniziamo con questi che vedete nell'inventario, quindi copiateveli e riportarli. Vi avviso già che potete farla benissimo in survival, perché non necessita di materiali troppo dispendiosi, quindi servono davvero davvero pochissime cose. Prima cosa ragazzuoli, prendiamo il nostro dropper e lo posizioniamo a faccia in su. Successivamente rompiamo due blocchi dietro di esso e posizioniamo due hopper invece. Però ragazzi, accovacciatevi guardando appunto l'hopper e li posizionate uno e due. Una volta fatto ciò ragazzoli, sempre rimanendo accovacciati, posizionate sopra di esso, sopra l'ultimo hopper che avete posizionato, una chest che vi servirà appunto come teletrasportatore, come magazzino tra virgolette. Ok, una volta fatto ciò ragazzi, scavate una buca 3x3 e subito dopo posizionate un comparatore di pietra rossa. Mi raccomando, posizionatelo in questo modo e attivate questo pistoncino, così che appunto il meccanismo sia illuminato. Una volta fatto ciò ragazzi, posizionate il ripetitore, lo posizionate qua davanti e fate sul lato sinistro rispetto a dove siete un collegamento di pietra rossa, 1, 2 e 3, e fate la stessa identica cosa dall'altra parte, 1, 2, però all'ultimo posizionato il ripetitore del lato opposto, quindi così. Ora vi faccio vedere il meccanismo dall'alto, così mal che vada lo rifate un attimo, mi metto in questo modo guardando dal nostro dropper, e lo ripetete in questo modo. Se tutto funzionerà correttamente, quando buttate dentro un oggetto verrà sparato sopra in questo modo. Ora ragazzi, potete eliminare tutto e prendete il vetro. Io vi consiglio di iniziare con un semplice blocco di vetro normale, che poi dopo potrete andare a perfezionare, colorare tipo quello in quel modo così, o comunque come voi volete. Prendete il vetro e vi accovacciate e posizionate sopra il nostro dispenser, il nostro dropper, appunto il vetro, in questo modo. Una volta fatto ciò gli costruiamo una struttura tutto intorno appunto in questo modo, quindi facciamo tac tac tac, deve essere tutto 3x3, partendo appunto da, come centrale dal nostro dropper. Voi ragazzi potete farlo in altezza a seconda di come vi tornerà utile. Magari voi avete costruito un palazzo, un qualcosa del genere, e vi serve trasportare degli oggetti velocemente, e fatelo di quell'altezza appunto. Io comunque lo farò di questa altezza, perché, anche perché in questo momento non mi serve più alto. E completate tutta la struttura, quindi tirate su tutti i blocchi 3x3, mi raccomando, fino ad arrivare in cima. Ok ragazzoli, una volta che avete tirato su tutti i blocchi, vi posizionate al centro della vostra struttura, in questo caso qui, e rompete il primo blocco. E rompete anche il blocco laterale, dove esattamente sotto vedete che c'è l'altro dropper. Ok, una volta rotto appunto fate un altro spazio, quindi create una sorta di superficie e posizionate qui una chest. Da questa chest appunto dovete collegare gli hopper, quindi vi mettete qui e vi accovacciate, fate 1 e 2, in modo tale che si sia creato questo flusso. Vedete, arrivano gli oggetti, passano dall'hopper a hopper e arrivano alla chest. Ora proviamo insieme il meccanismo se funziona e proviamo a mettere dentro questo oggetto. Se tutto funzionerà correttamente verrà sparato, e non chiedetemi perché, per quale fisica di Minecraft strana, l'oggetto passerà sopra, raggiungerà questi hopper e lo ritroverete nella chest superiore. Quindi guardate, questa chest è vuota, prendo degli oggetti completamente a caso dall'inventario, li metto nella chest e automaticamente piano piano verranno tutti trasportati fino a sopra.
Questo meccanismo non riesco a comprenderlo neanche io come sia possibile, però attraverso il vetro gli oggetti vengono trasportati sopra. Ora, io vi consiglio poi di tappare il tutto in questo modo per evitare appunto che alcuni oggetti si perdano o qualcosa del genere. Quindi tappate tutto in questo modo. Così non perdete oggetti e date giusto tempo al meccanismo e potete fare quello che volete. A questo punto, se volete decorarlo, potete scambiare qualsiasi vetro con qualsiasi altro tipo di vetro colorato. Quindi fate una riga tutta blu, fate una riga tutta verde. Logicamente occhio al meccanismo che sia appunto spento, perché altrimenti succede questo. Quindi assicuratevi che sia tutto chiuso e che vada tutto per il meglio. Detto questo, ragazzuoli, io spero che questo meccanismo vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Potrebbe essere molto molto utile per le vostre survival o comunque per quello che volete fare come decorazione, anche perché è davvero un meccanismo molto molto bello. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ripeto che se arriviamo al 500 like, ragazzi, sabato uscirà la nuova top 5 su 5 costruzioni segrete. Detto questo, vi ringrazio ancora tantissimo e che dire, noi ci becchiamo nel prossimo video.